Ragazzi, continuiamo con l'elettrostatica e con ulteriori applicazioni del teorema di Gauss. Dunque, abbiamo visto l'ultima volta che se io ho un conduttore di forma qualunque, il campo elettrico attraverso la sua superficie è uguale a sigma su epsilon con 0. E questo campo elettrico è ortogonale alla superficie. Questo vale ovviamente data la distribuzione di carica locale. Se io ho una distribuzione uniforme di carica, quindi supponete di avere un conduttore di una lastra infinita, supponiamo che sia infinita, è questo fatto di materiale conduttore. Quindi avete questa bella lastra. Supponete che lo spessore sia trascurabile rispetto alle dimensioni dell'area e immaginatevi questa lastra infinita in modo tale da evitare problemi del campo elettrico al bordo. Che succede in questo caso? Supponete che la carica abbia una densità superficiale sigma, quindi su tutte le facce della nostra lastra abbiamo una carica sigma. Quale sarà il campo a destra e a sinistra della nostra carica? Da quello che abbiamo visto, deve comportarsi così, cioè E deve essere uguale a sigma su epsilon con 0. Se la carica è positiva, se la distribuzione di carica è positiva, io mi aspetto che il campo elettrico sia ortogonale alla superficie, uniforme, e abbia distribuzione sigma su epsilon con 0. Da questa parte cosa mi aspetto? Che anche da questa parte sia sigma su epsilon con 0. Rimuovo. Ovviamente il vettore avrà verso opposto. È dentro, lo sappiamo, è un conduttore, quindi il campo elettrico all'interno deve essere 0. Cioè, in condizioni di staticità, se io do una carica a un conduttore, la carica si distribuisce uniformemente sulla superficie e il campo generato è del tipo sigma su epsilon con 0. Benissimo. Ora, supponiamo di mettere una seconda lastra conduttrice. Considerate sempre trascurabili gli spessori, quindi identica alla prima. E in questo caso io do una carica che qui era sigma più, tale che sigma più per l'area totale su cui si distribuisce è uguale a Q grande, positivo. Qui do una carica opposta, cioè sigma meno per l'area deve essere uguale a meno Q grande. Quindi su queste facce io avevo una distribuzione di carica positiva. Su questa faccia adesso io ho una distribuzione di carica negativa. Ma limitiamoci a questo. Per adesso facciamo finta che questo non c'è. Come deve essere il campo? Beh, il campo, per quello che abbiamo detto prima, deve essere ortogonale, ma stavolta entrante nelle facce del mio conduttore. Benissimo. E quanto deve essere il modulo di questo campo? Il modulo di questo campo deve essere sigma su epsilon con 0. Stesso discorso di prima, dove le cariche stavolta sono negative. Benissimo. Quindi abbiamo i moduli dei due campi. Da qui abbiamo capito pure direzione verso. Ora supponete di metterli vicini. Ok? Queste due lastre conduttrici cariche di carica più Q e meno Q. Quale sarà il campo tra le due lastre? Quale sarà il campo nella regione esterna alle due lastre? Beh, il campo elettrico è un vettore, per cui se qui il modulo era sigma su epsilon 0, e qui è sigma su epsilon 0 anche, qua dentro
visto che il vettore è diretto nello stesso verso, nella stessa direzione per entrambi, il campo sarà il campo totale, che chiamo E con 1 più E con 2. Cioè sarà 2 sigma su epsilon con 0. Ok? Quindi all'interno il campo raddoppia, dove sigma è positivo ovviamente, per come abbiamo definito in questo caso sigma. Ovviamente qui la sigma è negativa in questo sistema di riferimento, infatti il campo elettrico è entrante, ma io sommo i moduli dei due campi. Il verso quale sarà? Ovviamente il verso sarà da sinistra verso destra e la direzione sarà la direzione lungo l'asse x, se io questo lo chiamo x. E nelle regioni esterne? Beh, che devo fare? Devo fare la somma dei vettori. Cioè, io so che qui c'ho il campo elettrico entrante generato dalla carica meno Q. Tuttavia, io ci avrò anche il campo elettrico generato dalla carica E. Cioè, scusate, dalla carica Q che ho qua. Cioè, quindi questo vettore, traslandolo qua, mi darebbe questo campo. Cioè, modulo uguale, ma versi opposti. Quindi l'E totale sarebbe E con 1 più E con 2 uguale 0. Ho messo più come somma algebrica, se volete potete mettergli... E con 2 non gli abbiamo dato un nome, supponiamo questo sia E con 2, questo è con 1, quindi questo è E con 2, E con 1 meno E con 2 uguale 0. Benissimo. Quindi fuori il campo è 0 e da questa parte è stesso discorso. Qui abbiamo il campo generato dalla prima lastra che va da destra a sinistra. Dopodiché abbiamo il campo generato dalla lastra meno Q, che va da destra a sinistra. Quindi evidentemente esternamente questo campo deve essere anch'esso 0. Benissimo, penso che così abbiamo risposto al nostro esercizio. Quindi se io ho due lastre conduttrici, necessariamente il campo all'interno è due volte il campo generato da una singola lastra. Esternamente il campo è nullo. Perfetto. Possiamo andare avanti a questo punto. Fino adesso, ecco, un'altra cosa. Abbiamo parlato di conduttori, abbiamo considerato la simmetria sferica l'altra volta, adesso la simmetria piana. Sempre sui materiali conduttori volevo discutere un'altra configurazione abbastanza semplice, la configurazione cilindrica. Cioè supponete ora di avere un filo conduttore, quindi immaginatevi un filo di rame di quelli che un tempo si usavano per fare circuiti, oppure che trovate sempre nei vostri impianti elettrici a casa, gli levate la guaina, avete il vostro bel filo di rame. Questo filo di rame è fatto di materiale conduttore. Ovviamente voi quando lo avete in mano lo avete globalmente neutro, ma supponete di avere questo filo che possiamo considerare di dimensioni di lunghezza infinita. Noi per adesso, per questioni di semplicità, gli diamo un valore lambda. Perché deve essere considerato di lunghezza infinita? Perché io mi concentro nelle regioni centrali e lascio perdere quello che succede ai capi del filo. Quindi se voi avete un filo di lunghezza L, come l'esempio che vi ho detto, immaginatevi di diventare microscopici, vi avvicinate a un elemento del filo. Per voi, essendo microscopici, quel filo sembra lunghissimo. Quindi
il grosso, l'influenza del campo elettrico vi arriverà soprattutto dalle cariche nella regione interna. I bordi, i capi del filo saranno molto lontani da voi. Ora, se questo filo ha una carica Q positiva, per adesso mettiamola Q positiva, io posso definire, così come ho fatto per la sigma, che era la densità di carica di superficie, Q su area, e per la rho, che è la densità di carica di volume, Q su V, posso definire la densità di carica lineare, che tipicamente si indica con la lettera lambda. Lambda è uguale a Q su L, cioè io distribuisco in maniera uniforme la carica Q su tutto il filo e ho una distribuzione di carica lineare che chiamo lambda. Una distribuzione di carica sul filo, che tipo di campo elettrico mi dà? Per questioni di simmetria, si potrebbe pure dimostrare attraverso la legge di Coulomb, ma lasciamo perdere. Per questioni di simmetria il campo deve essere, se la carica è positiva, un campo, immaginatelo in 3D, radiale uscente dal filo. Quindi qui siamo in una condizione 3D, quindi non confondiamoci con il disegno. Quindi X è uscente dalla lavagna, Y è da sinistra verso destra, Z è dal basso verso alto. Quindi questa è lungo la direzione X. Quindi voi qui avete tante componenti, sono radiali. Quindi immaginatevi, vediamo di farlo. Questo è il filo, quindi radialmente dal filo escono le linee di campo elettrico. Benissimo. Qui abbiamo il nostro campo elettrico. Io voglio sapere, a una distanza R dal filo, quant'è l'intensità di questo campo elettrico? Che è un argomento che non abbiamo mai trattato, cioè che una geometria di cariche distribuita lungo un filo, che campo elettrico deve dare? E come facciamo per risolvere questo problema? Per risolvere questo problema, anche qui, utilizziamo il teorema di Gauss. Che cosa ci diceva il teorema di Gauss? Che l'integrale lungo una superficie chiusa del prodotto scalare campo elettrico per dA, dove dA è l'elemento d'area della superficie gaussiana che io scelgo, è uguale alla carica interna contenuta dentro la mia superficie chiusa sulla costante dielettrica epsilon con 0. Benissimo. Allora io qui voglio calcolare il campo elettrico ad R. Che cosa faccio? Mi scelgo una superficie gaussiana opportuna che mi permetta di semplificare il conto del prodotto scalare E scalare dA. E visto che il teorema di Gauss dice una qualsiasi, potete scegliere una qualsiasi superficie, beh, a questo punto io scelgo una superficie cilindrica che sto disegnando in rosso, che è concentrica con il filo. Quindi questa è la mia superficie. Ok, il filo è posto assialmente al cilindro, cioè quindi l'asse del cilindro non è altro che il mio filo carico con carica più Q. Bene, devo calcolare quanto è questo flusso. Beh, quindi significa che devo calcolare quanto è il prodotto scalare associato a E scalare dA per quanto riguarda l'area di base del mio cilindro, E scalare dA per quanto riguarda l'area di base in alto del mio cilindro e dopo la E scalare dA per quanto riguarda la superficie laterale del cilindro, quindi tutta quella che avvolge il mio cilindro. Bene, per prima cosa segniamo i vettori associati all'area. Per quanto riguarda l'area superiore, ricordate sempre che il vettore è ortogonale alla superficie, è uscente dalla superficie. Quindi qui, per quanto riguarda questa superficie, dA sarà diretta lungo l'asse Y
dal basso verso alto. Per quanto riguarda la superficie di base in basso del mio cilindro, il vettore dA sarà lungo la direzione y, però dall'alto verso il basso, uscente dalla superficie che sto considerando. Per quanto riguarda la superficie laterale, il mio vettore dA sarà ortogonale alla superficie laterale, quindi a seconda del punto che piglio, immaginatevi che questo sia il cilindro, quindi questa qui è la mia superficie, vediamo se è una cosa più... Ok, vediamo qua. Questa, supponete questo sia la superficie gaussiana cilindrica che sto considerando, qua dentro assialmente c'è il filo. In questo punto qua il vettore dA è diretto così, in questo punto qua è diretto ortogonale uscente così, quindi a seconda di dove piglio il mio dA è sempre ortogonale ovviamente alla superficie. Allora io intanto mi prendo una superficie infinitesima posta qua, la mettiamo qua così. dA sarà uscente, non solo sarà uscente, ma sarà lungo la direzione radiale al filo, appunto perché ortogonale alla superficie del cilindro, sarà radiale. Bene, allora, l'unica informazione che abbiamo noi è che anche il campo elettrico generato da un filo infinito è diretto radialmente rispetto al filo. E allora prima calcoliamo la quantità E scalare dA per l'area superiore. Il campo elettrico è diretto radialmente, dA è diretto lungo l'asse Y. Quindi questi due vettori, se io li indico con E dA, dove E dA sono i due moduli, hanno un angolo compreso che è di 90 gradi. Il dA è sempre ortogonale al campo elettrico. Quindi il flusso di campo elettrico da questa superficie è nulla. D'altronde immaginatevi voi questo filo, carico di corrente, che ha le linee di campo che si muovono radialmente ad essa. Ovviamente nessuna delle linee di campo intersecherà mai la superficie di base per come abbiamo scelto noi il cilindro. E questa scelta è legittima perché possiamo scegliere in maniera arbitraria la superficie gaussiana. Stesso discorso varrà per l'area di base, cioè per l'area inferiore di base, cioè E scalare dA, anche qui è dA per coseno di 90 gradi, perché anche qui il vettore dA è ortogonale alle linee di campo elettrico. Quindi il flusso, al flusso del campo elettrico chiaramente non contribuiscono le due superfici di base del cilindro che ho scelto. Vediamo che succede alla superficie laterale. Beh, noi abbiamo che la carica è positiva, quindi il campo elettrico è radiale e uscente dalla carica. In questo caso quindi io ho che l'angolo formato tra il campo elettrico e dA è zero, cioè sono nello stesso verso e nella stessa direzione, per cui il prodotto è dA per coseno di zero è legato semplicemente a E dA. Benissimo, e allora io devo scrivere quant'è il campo elettrico in R, e non lo conosco, è quello che devo trovare, lo chiamo E di R, per l'integrale sulla superficie, ma la superficie nel nostro caso qual è? È la superficie laterale di un cilindro. La superficie laterale di un cilindro non è altro che la circonferenza della base, 2π greco, R piccolo, perché io ho scelto un cilindro che ha raggio di base R piccolo, per la lunghezza del mio cilindro. Come la chiamiamo questa lunghezza? H. L'altezza del mio cilindro, H. Benissimo.
Quindi a posto dell'R devo scrivere 2 pi greco R per H. Questa quantità qua a che cosa è uguale? Dal teorema di Gauss è uguale alla carica contenuta nel mio cilindro, quint, su epsilon con 0. Cioè il campo elettrico E di R è uguale a 1 su 2 pi greco R per 1 su epsilon con 0 per Q int su H. Cioè la carica contenuta in questo filo, però dentro la superficie che ho considerato. Ma noi abbiamo detto che la distribuzione di carica è uniforme, quindi abbiamo detto che se L è la lunghezza dell'intero filo, allora L è uguale a Q su lambda, ma in modo analogo è uguale a Q int su H. Perché? Perché la distribuzione di carica è uniforme. Qualsiasi pezzetto di filo che prendo sarà la carica di quel pezzetto diviso la lunghezza di quel pezzetto. Per cui nel nostro caso, quint su H è proprio lambda. Quindi il campo elettrico associato a un filo percorso da corrente è uguale a 1 su 2 pi greco epsilon con 0 lambda su R, dove lambda è la distribuzione di carica lineare che ha il mio filo. Quindi che questo campo elettrico come varia al variare della distanza? Al contrario di quello che succede per la carica puntiforme, dove il campo elettrico scende come 1 su R quadro, quindi abbastanza velocemente, nel caso di un filo percorso, nel caso di un filo che ha una distribuzione di carica lambda, il campo elettrico scende più lentamente, cioè varia come 1 su R, non come 1 su R quadro. Ok? Allo stesso risultato si arriverebbe se voi impilaste tante cariche puntiformi in modo da avere una carica totale Q grande e vi calcolaste con la somma vettoriale tutti i contributi dei campi elettrici, trovereste lo stesso risultato. Ma come vedete, qua in due passaggi, utilizzando il teorema di Gauss, si arriva direttamente al risultato. Quindi un filo con distribuzione di carica lineare lambda ha un campo elettrico che va come 1 su R, quindi all'aumentare della distanza decresce più lentamente di quanto decresce il campo elettrico associato a una carica Q grande puntiforme. Benissimo. E quindi che cosa abbiamo visto? Che se io ho la carica puntiforme, il campo elettrico va come 1 su R quadro, quindi scende veloce. Se ho un filo, scende più lento, va come 1 su R. Se ho una superficie, e l'abbiamo visto poco fa, adesso lo rivedremo, è costante. Quindi memorizzate anche in base alla forma geometrica come va il campo in funzione della distanza. Benissimo, andiamo avanti. Quindi fino adesso noi abbiamo parlato di conduttori, adesso che avevano la bellissima proprietà che il campo elettrico all'interno era nullo. Adesso supponiamo invece di avere un materiale, oggetti isolanti, cioè per cui io all'interno di essi posso avere una distribuzione di carica. E in particolare concentriamoci su distribuzioni di cariche uniformi. Ora mi spiego. Supponiamo di avere una pallina, una sfera isolante che ha una carica Q. Quindi dov'è il pennarello? Ok. Quindi prendiamo una sfera di raggio R grande. Questo materiale, questa sfera è fatta di materiale isolante e io do una carica Q. Ora, poiché è isolante,
La carica Q non si distribuisce solo sulla superficie, ma si distribuisce anche all'interno, perché isolanti non godono della proprietà che il campo elettrico dentro deve essere zero. Per cui tutta la palla sarà piena di carica. Supponiamo che questa distribuzione di carica sia uniforme, per cui quanto sarà ρ? ρ sarà uguale alla carica totale diviso 4 terzi pi greco r grande al cubo, cioè carica totale diviso il volume della sfera in questo caso. Bene, la mia domanda è la seguente. Se io volessi disegnare come varia il campo elettrico in funzione di R per un sistema di questo tipo, che devo fare? Beh, applichiamo il teorema di Gauss. Perfetto. E allora, iniziamo a scegliere la nostra superficie. Qual è la cosa più conveniente? Anzitutto, calcoliamo il campo elettrico a un valore di distanza dal centro della sfera r piccolo con r piccolo maggiore di r grande. Quindi voglio vedere com'è il campo elettrico di questa palla carica più Q al di fuori della palla. Allora io faccio una cosa. La geometria è una geometria sferica. Mi prendo come superficie gaussiana una sfera di raggio R piccolo e quindi disegno la mia superficie gaussiana. Disegnata la mia superficie gaussiana, applico il teorema di Gauss. Questo è un oggetto sferico, io so che di sicuro il campo elettrico deve essere radiale, ma non so qual è la sua forma, cioè qual è il suo modulo, come varia in funzione di R. Va. Il teorema di Gauss ci dice che l'integrale di E scalare dA deve essere uguale a Q interno su epsilon con 0. E non lo conosco. Sarà funzione di R, lo chiamo E di R. La sfera, qui devo mettere la superficie della sfera in rosso, la superficie gaussiana che ho scelto, che ha un raggio di R, per cui la superficie sarà 4 pi greco R al quadrato, la superficie di una sfera di raggio R piccolo, uguale la carica contenuta in questa sfera di raggio R piccolo. Beh, io so che la densità di carica è ρ, ma so anche che la carica totale è Q. E qua dentro la sfera in rosso, c'ho una carica totale di Q, che è quella contenuta nell'intera sfera. Quindi lo chiamo Q grande su epsilon con 0. Quindi il campo E di R è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0 Q grande su R quadro, cioè lo stesso campo che noi misuriamo se abbiamo un conduttore carico sferico, se abbiamo una carica puntiforme, quindi l'andamento è sempre lo stesso. Perfetto. Quindi se io volessi disegnare, ad esempio, il campo elettrico per R piccolo maggiore di R grande, quindi in questa regione di spazio, che dovrei fare? Beh, questa quantità per R piccolo uguale R grande uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0 Q grande su R grande al quadrato. Quindi supponete che io chiami questa, non chiamo questa, è proprio 1 su 4 pi greco epsilon 0 Q grande su R grande al quadrato. Quindi da qui in poi il campo scenderà come proporzionale a 1 su R quadro. Ovviamente ci va la costante, ma l'ho scritto là, il valore alla superficie. Bene, e mica abbiamo finito, perché adesso io voglio capire com'è fatto dentro il campo elettrico. Cioè, cambio ora superficie
pennarello verde, cambio superficie e prendo come superficie gaussiana una superficie ovviamente concentrica con la mia palla carica e di raggio sempre R piccolo, stavolta con R piccolo minore di R grande. E cosa abbiamo qua? Andiamo a vedere che cosa abbiamo qua. Cancelliamo. E applico il teorema di Gauss. La simmetria è sferica. Io già so che il campo elettrico, anche qua dentro, sarà un campo elettrico di tipo radiale. Benissimo. Allora, il flusso del campo elettrico è scalare dA. A quanto sarà uguale? A un E di R diretto radialmente per la superficie della sfera in verde, cioè 4 pi greco R quadro. Questo è uguale a Q interno su epsilon con 0. Ora qui arriva il punto. Q era la carica distribuita su tutta la sfera. Ora noi vogliamo soltanto quella parte di carica che sta dentro la sfera in verde. E non è Q grande. Ma che cosa so io? Io so che rho è uguale a Q grande su 4π greco R al cubo. E la distribuzione di carica è omogenea. Quindi in un generico valore R inferiore a R grande, la densità deve obbedire alla seguente legge: Q piccolo su 4 pi greco R piccolo al cubo terzi. Significa che, dato un qualsiasi valore di R, il rapporto tra la carica contenuta nella sfera e il volume rimane sempre costante. Bene, allora significa che Q è uguale a rho per 4 terzi pi greco R al cubo. E questo Q, nel nostro caso, è proprio la Q interna alla sfera verde. Quindi io qui, a posto di quint, vado a sostituire 4 terzi pi greco R piccolo al cubo rho diviso, e dopo ciò diviso, epsilon con 0. Bene. Allora abbiamo E di R per 4 pi greco R quadro, che è il flusso, uguale a 4 terzi pi greco R al cubo rho su epsilon con 0. E mi accorgo che 4 pi greco si semplifica. Dopodiché, qui R quadro si semplifica con R, e quindi il campo E di R obbedisce alla seguente relazione: rho su 3 epsilon con 0 per R. Cioè, più piccolo R, più piccolo è il campo. Ma d'altronde me l'aspetto. Se io questa superficie sferica in verde la riduco sempre più, sempre meno carica sarà contenuta nella sfera, e quindi il campo elettrico sarà sempre più debole. Quindi qual è l'andamento? È un andamento lineare. Se è un andamento lineare, vediamo che succede a... se io avessi preso questa superficie in verde con R piccolo uguale R grande, cioè proprio sulla superficie fisica del mio isolante, avrei avuto che E di R grande è uguale a rho su 3 epsilon con 0 per R grande. Ma in quel caso rho
sarebbe stata proprio q grande su 4 terzi pi greco r al cubo. Sostituiamolo allora. Quindi a posto di rho mettiamo q grande su 4 terzi pi greco r grande al cubo. Poi abbiamo per r e poi abbiamo per 1 su 3 epsilon con 0. Mi accorgo che R si semplifica con il cubo e rimane un quadrato. Questo 3 si semplifica con questo 3 e quindi cosa mi rimane? 1 su 4 pi greco epsilon con 0 q grande su R al quadrato, cioè lo stesso valore che avevo già ricavato andando dall'esterno verso la superficie. Quindi in R grande io avrò questo valore. Poiché per r più piccoli di r grande vale questa, l'andamento del campo elettrico sarà un andamento lineare di questo tipo. Quindi in un isolante sferico di distribuzione di carica omogenea, il campo elettrico per r minore della dimensione della sfera isolante cresce linearmente. Arrivata alla superficie della sfera, il campo elettrico decresce come 1 su R quadro. Benissimo, anche questo l'abbiamo visto. Vediamo se ci siamo dimenticati qualche cosa. Sì, una cosa ce la siamo dimenticata e l'andiamo subito a fare. Dunque, fatemi cancellare, quindi abbiamo visto una sfera isolante, adesso andiamo a prendere una lastra isolante. Quindi ritorniamo alle superfici piane, quindi immaginatevi una lastra di area infinita isolante. Veloci su questa cosa, quindi immaginiamoci questa lastra, quindi non è un conduttore, è un isolante. Questa è la mia lastra, la distribuzione di carica supponete sia Q, tale che sigma è uguale a Q su A, questo lo posso sempre definire. Il campo elettrico sarà, per questioni di simmetria, un campo elettrico uscente, quindi come nel caso del conduttore. Cos'è che cambia stavolta? L'intensità. In un conduttore che abbiamo visto, se c'è una singola lastra, il campo va come sigma su epsilon con 0. Vediamo quant'è invece il campo in una geometria di questo tipo. Che faccio? Faccio attraversare da un cilindretto la mia lastra isolante e, come sempre, applico il teorema di Gauss. È scalare dA uguale Q interno su epsilon con 0. Bene, per quanto riguarda la superficie laterale, il vettore dA è sempre ortogonale al campo elettrico, quindi non ce ne facciamo assolutamente nulla, o meglio, nel senso che il prodotto scalare di scalare dA sarà 0. Dobbiamo concentrarci quindi su il campo elettrico che attraversa le basi del cilindretto. Abbiamo due basi che vengono attraversate perché il campo elettrico ci sarà pure dall'altra parte e il vettore dA sarà concorde con il campo elettrico sia a destra che a sinistra del campo della mia lastra. Quindi quant'è questo prodotto scalare? È campo elettrico per dA, la chiamiamo A, la superficie di base, però ne abbiamo due. Stesso discorso vale per l'altra. Uguale Q interno su epsilon con 0. E da qui cosa troviamo? 2 E per A uguale Q interno su epsilon
epsilon con 0, cioè è uguale a 1 su 2 epsilon con 0 Q interno su A. Ma Q interno su A, dove A è l'area di queste che inter del cilindretto che interseca la cosa, quindi se volete chiamiamolo, no, chiamiamolo l'area totale, la chiamiamo A totale. Se la distribuzione carico-uniforme, sigma è uguale a Q grande su A totale, che è uguale a Q interno su A. Quindi quello che troviamo noi è sigma su 2 epsilon con 0. Quindi se il materiale è isolante, il campo elettrico fuori dalla lastra è la metà di quello che io ho se c'è un materiale conduttore. Poi, ok, perché lì troviamo sigma su epsilon 0. Poi se io ho due lastre conduttrici, addirittura lì ho due sigma epsilon con 0. Quindi stiamo ragionando a singola lastra. Benissimo. E questa parte qua, diciamo per quanto riguarda almeno gli aspetti teorici, l'abbiamo finita. Ora volevo, semplicemente in questi 20 minuti, introdurvi brevemente il concetto di potenziale. Di potenziale elettrico, che in realtà è un concetto che noi già sappiamo e che qui viene molto complicato in questo libro e voglio spiegarvelo veramente in maniera semplicissima. Sono tutte nozioni che già abbiamo, dobbiamo semplicemente rielaborarle nel caso dell'elettricità, o meglio, dell'elettrostatica, non dell'elettricità. Torniamo all'esempio semplice che avevamo fatto all'inizio. Quando abbiamo definito il campo elettrico, se vi ricordate, noi abbiamo detto prendiamo una carica Q grande, la inchiodiamo, prendiamo una carica di prova e vediamo come varia il campo elettrico. Quindi la carica di prova si sceglie sempre positiva, quindi a seconda se Q è positivo, noi qui sappiamo che la forza è uscente, quindi il campo elettrico sarà radiale uscente. Bene, concentriamoci su questo fatto, inchiodiamo. Perché dobbiamo inchiodarla? Che succede? Succede che vale questa legge, ovvero la legge di Coulomb. La scrivo solo in modulo. Se Q grande esercita una forza su Q piccolo esercita una forza su Q grande. Quindi che succede a Q grande? Che inizia a muoversi perché è soggetta a una forza. Una forza che non è costante, ragazzi, state attenti. Se io ho cariche puntiformi, questo è uguale a m per A. E come vedete, man mano che si muove, varia R e quindi l'accelerazione non è costante. Quindi le leggi della cinematica dell'accelerazione costante, dimenticatevele. Bene, dimenticatevele se le cariche sono puntiformi, ovviamente. Che abbiamo ovviamente anche Q piccolo si inizia a muovere, quindi quando io faccio questa cosa per misurare il campo elettrico, io metto, misuro e levo subito, altrimenti se io lascio lì una carica, questa inizia a muoversi. E che inizia a muoversi? Che inizia ad acquistare velocità. E che significa che inizia ad acquistare la velocità? Che aumenta la sua energia cinetica. Ma se aumenta la sua energia cinetica nell'istante in cui io li ho posizionati, significa che ci deve essere qualche altra forma di energia. E qual è questa forma di energia che apparentemente non vediamo e che c'è? Beh, è una forma di energia potenziale. Cioè, esiste un'energia potenziale elettrica tale per cui questi due corpi interagendo fanno sì che questa energia potenziale elettrica si trasformi in energia cinetica. Benissimo. Se io ho un'energia potenziale elettrica, o meglio, più in generale, perché sono cose che abbiamo fatto, quindi cerchiamo di argomentarle in generale e poi vediamo. Se io ho un'energia potenziale, significa che la forza che sta agendo
è una forza di tipo conservativo. Cioè, che vuol dire che è una forza di tipo conservativo? Una forza di tipo conservativa se il lavoro fatto dalla forza lungo un percorso chiuso è uguale a zero. O, in altri termini, ricordatevi, se il lavoro fatto per andare da un punto A a un punto B è indipendente dal percorso che io faccio seguire. Ma qui, se io ho due cariche e mi sto limitando al contesto elettrostatico, qual è l'unica forza che agisce? Beh, l'unica forza che agisce è la forza elettrica, l'interazione coulombiana. Quindi la forza coulombiana, la forza di interazione elettrica tra due cariche, è una forza di tipo conservativo. E allora posso associare un potenziale elettrico. Questo potenziale elettrico è uguale, nel caso di cariche puntiforme, questa energia potenziale elettrica, non potenziale elettrico, è uguale a K Q1 Q2 su R. Cioè, più le due cariche sono distanti, minore è l'energia potenziale elettrica delle due cariche. Più le due cariche sono vicine, maggiore è questa energia. Quindi che cosa devo aspettarmi? Supponete di pigliare la carica Q grande e Q piccolo, o qui come ho scritto Q1 e Q2, non mi interessa. Per adesso pigliamole tutte e due positive, dopo vi faccio vedere che va la stessa cosa al contrario. Io mi metto qua a Palermo e qualcuno di voi se ne va a Milano. Ci sarà interazione. Certo che c'è interazione, ce lo dice la fisica. Ovviamente qua sotto devo mettere la distanza Palermo-Milano. Quindi la forza sarà debolissima, l'energia potenziale sarà estremamente piccola, d'accordo. Ma a questo punto, supposto che non ci siano altre forze in gioco che perturbino il sistema, se simultaneamente io e chi sta a Milano lasciamo le nostre carichette nella loro posizione, quello che succede è che entrambe iniziano a muoversi. Se sono tutte e due positive, si respingono. Benissimo. Inizieranno a muoversi e acquisiranno una certa velocità, ma sono a Milano. Questa quantità qui, R, è molto grande, quindi U è molto piccola. Quindi l'energia potenziale elettrica che avevano all'inizio è molto piccola. Quindi mi aspetto che sì, si inizieranno a muovere, ma con velocità basse. Ora io invece rifaccio lo stesso esperimento e le metto a distanza di 1 cm le due cariche, quindi non più Palermo-Milano, ma 1 cm. È chiaro che questo R è piccolo adesso rispetto alla distanza di prima, quindi questo U sarà una quantità enorme. Quindi l'energia potenziale elettrica che hanno le due cariche sarà impressionante, estremamente grande rispetto a prima. Quindi se io le lascio, queste subito se ne andranno via con velocità elevatissima, perché convertirà la forza coulombiana farà il lavoro trasformando il mio secchio di energia potenziale elettrica in energia potenziale e in energia cinetica delle particelle. Bene, quindi da qui nel caso di cariche puntiforme abbiamo capito la situazione. Se le cariche sono di segno opposto, si attraggono, benissimo, ma è lo stesso discorso, nel senso che qui ci sarà un segno meno, ma non cambia nulla. Se io metto due cariche di segno opposto, una a Palermo e una a Milano, e le lascio simultaneamente, queste tenderanno ad avvicinarsi con una velocità estremamente bassa. Se io le metto a distanza di 1 cm, queste si avvicineranno a una velocità impressionante. Quindi, stesso discorso, non cambia niente se ho cariche positive, cariche dello stesso segno o cariche di segno opposto. La fisica rimane uguale, cioè io ho un secchio di energia potenziale elettrica che è tanto più grande questo secchio, tanto
più piccola è la distanza tra le due cariche. Ed è ovvio che se ho un secchio da 1000 litri, la forza di Coulomb farà il lavoro necessario a convertire 1000 litri di questo secchio in 1000 litri di energia cinetica. Ricordatevi le analogie con i secchi che abbiamo fatto prima. Se le distanze sono enormi, io ho a disposizione un bicchierino da rum di energia elettrica, potenziale elettrica, che devo convertire, che posso al più convertire in energia cinetica delle due cariche. Benissimo. Tuttavia, nel campo dell'elettrostatica e dell'elettricità in generale, si preferisce, piuttosto che lavorare in termini di energia potenziale elettrica, si preferisce lavorare in termini di potenziale elettrico. Qual è la differenza? La differenza consiste in questo, l'assoluto parallelismo sta in questo. Noi abbiamo definito il campo elettrico come la forza sulla carica Q, la carica Q di prova, Q0. In maniera analoga, possiamo definire il potenziale V, che è una quantità scalare, così come scalare l'energia potenziale elettrica, come l'energia potenziale elettrica U su Q. Quindi il potenziale elettrico associato a una carica puntiforme Q grande è uguale a K Q grande su R. Ok? Benissimo, l'unità di misura del campo elettrico, del campo elettrico l'abbiamo visto l'altra volta, Newton su Coulomb, l'unità di misura del potenziale elettrico è il volt, che si usa tantissimo in circuitazione. Il volt, benissimo, e da qui si può ridefinire anche l'unità di misura del campo elettrico, invece di usare questa notazione Newton su Coulomb, che è molto complicato, alla fine uno utilizza il volt su metro. Ok. Benissimo. E allora, che ce ne facciamo di questo? Iniziamo a vedere una cosa. Supponete di avere una carica Q grande, puntiforme, positiva. Qual è l'andamento del potenziale elettrico? L'andamento del potenziale elettrico è Z, così come abbiamo fatto per qua, ecco, fatevi puntualizzare. Vi ricordate quando abbiamo trattato l'energia potenziale gravitazionale? Noi che cosa dicevamo? Scegliamo opportunamente lo zero dell'energia potenziale gravitazionale, così, scelto lo zero, in maniera del tutto arbitraria, possiamo poi scrivere le equazioni di conservazione energetica. Anche qui, per il potenziale elettrico, conviene scegliere uno zero opportuno. Più è grande R, più questa quantità va a zero, perché il denominatore cresce e quindi tutta la quantità decresce, e allora io scelgo che il potenziale è zero quando R tende a infinito. Quindi, qual è il potenziale elettrico di una carica puntiforme Q? È una quantità che va come 1 su R. Quindi qua abbiamo V. E questo, per una carica positiva, devo immaginarmi una cosa di questo tipo. Quindi proporzionale a 1 su R. E se la carica è negativa? Vabbè, che me ne frega. Se la carica è negativa, meno KQ su R. Cosa che cambia? C'è il segno meno? Sì. E allora qual è l'andamento se la carica è negativa? Questo. Boom. Qui è fatto un po' di schifo. Simmetrica a quella di sopra, però sta nel piano inferiore. Ok. Questo è sempre proporzionale a 1 su R. Le costanti di proporzionalità è meno K, dove K è la costante elettrica. Benissimo. E allora a questo punto che cosa abbiamo?
questo punto possiamo scrivere questa equazione qua e cercare di capire e definire altre quantità. Ad esempio, visto che posso definire il campo elettrico in questa maniera, ho definito un potenziale elettrico in quest'altra maniera qua. Questo è per le cariche puntiformi, fatemi vedere se abbiamo discorsi approfonditi. No, per adesso no, però dopo lo vediamo, quest'altra parte. E la cosa interessante è che io posso definire, a seconda delle configurazioni geometriche della carica, quindi filo percorso da corrente, superficie piana, palle cariche, eccetera, eccetera, quelle che vengono chiamate superfici equipotenziali. Cioè, esistono delle superfici non reali, ma che da un punto di vista fisico hanno una rilevanza notevole, che sono quelle superfici per cui il potenziale generato da una carica o da una distribuzione di cariche rimane è costante. Mi spiego meglio partendo dalla carica puntiforme Q grande che abbiamo qua. Fatemi cancellare quello che non ci serve ed evitiamo confusioni. Quindi qui abbiamo una carica puntiforme Q grande. Che sappiamo del campo elettrico? Il campo elettrico sappiamo che è radiale uscente dalla carica. Benissimo. Mettiamo le freccettine. Benissimo. Ora, supponete che io mi metto a una distanza R dalla carica. Qua, questa distanza dalla carica R. E disegni una sfera centrata sulla carica di raggio R. Siamo d'accordo che tutti i punti di questa superficie sferica distano R piccolo dalla carica? Allora, abbiamo visto che il potenziale è KQ su R. K è una costante. Sì, è la costante elettrica. Q è la carica che c'è nel centro. R è la distanza dalla carica. Ma tutti i punti su questa superficie in verde hanno la stessa distanza R. Quindi tutti questi punti hanno lo stesso potenziale V. Quindi quella che vi ho appena disegnato è una superficie equipotenziale associata alla carica Q. Ma mica ce n'è solo uno, ce n'è infinite. Perché ne piglio un'altra di sfera R2 di raggio. Tutti i punti che stanno su questa sfera di raggio R2 avranno lo stesso valore di potenziale. Quindi io ho infinite sfere concentriche che sono superfici equipotenziali. E quindi che significa che sono superfici equipotenziali? Significa che in tutti i punti della sfera il potenziale è lo stesso. Va bene, ok, bello questa definizione, è tautologica, ma da un punto di vista fisico che significa? Da un punto di vista fisico significa che se voi pigliate una carichetta e la mettete su un punto di questa superficie, supponiamo quella di raggio R2 che abbiamo scelto, quella più grande, e la muoviamo sulla superficie come vogliamo, la forza elettrica esercitata da Q grande, quindi la forza di interazione coulombiana, non farà lavoro. Non farà lavoro perché il prodotto scalare L della forza del campo elettrico per ds, che è lo spostamento sulla superficie, risulterà sempre ortogonale. Ricordate, il campo elettrico e radiale, se voi muovete la carica sulla superficie, la carica si muove tangenzialmente alla superficie, quindi
Il vettore forza e il vettore spostamento saranno sempre ortogonali tra loro, quindi il lavoro farà zero. Cioè, così individuiamo quelle superfici per cui il lavoro fatto dal campo elettrico risulta, il lavoro fatto dal campo elettrico, sì, e quindi la forza coulombiana è la stessa cosa, ragazzi. Infatti adesso in elettrostatica non ve l'ho detto, ma se noi ragioniamo in termini di potenziale e di campo elettrico, si dice il lavoro fatto dal campo elettrico. Se noi vogliamo rimanere fedeli alle nostre trattazioni fatte in meccanica, dobbiamo parlare di energia potenziale, e quindi queste sono superfici che hanno la stessa energia potenziale elettrica. Parliamo di forze e diciamo che la forza è ortogonale allo spostamento. Evidentemente noi qui, in questa formuletta qui, se li andiamo a sostituire, da qui guardate, F uguale Q con 0 per E, e quindi qui il lavoro lo scriviamo come Q con 0 E scalare DS, sempre 0 li fa, perché il campo elettrico è quello radiale. Vedete? Il campo elettrico è diretto radialmente, la forza di Coulomb è diretta radialmente. Q0 è semplicemente una costante, quindi non vi cambia nulla. Benissimo. E questo è per quanto riguarda la carica puntiforme. E se cambio geometria? Ok. Prima cosa, se la carica è negativa, niente, io la superficie sempre la definisco. Il campo elettrico sarà sempre ortogonale alla mia sfera. Invece di avere il vettore uscente, avrà il vettore entrante, ma formerà sempre un angolo di 90 gradi con lo spostamento della carica sulla superficie. E se il campo è un campo generato invece da una lastra, sia che sia conduttrice, sia che sia isolante, cioè abbiamo un campo uniforme, quali sono le nostre superfici? Sono ancora delle sfere? No? In quel caso le superfici equipotenziali sono delle superfici piane. E se voi pigliate una carica su questa superficie equipotenziale immaginaria e la muovete come volete voi, se ci fate caso, il campo elettrico, che sarà uniforme, sarà sempre ortogonale alla traiettoria della carica, per cui si ritornerà sempre in questa condizione, cioè il lavoro fatto dal campo elettrico sarà nullo. Quindi se avete geometrie piane, le superfici equipotenziali sono piane. Se avete geometrie cilindriche, quindi il filo carico, in quel caso la superficie equipotenziale sarà una superficie cilindrica. E se voi muovete una carica su una superficie cilindrica, poiché il campo elettrico prodotto, generato da un filo infinito di carica Q, è radiale, quello che avete è sempre che il prodotto vettoriale tra campo elettrico e spostamento lungo una qualsiasi superficie cilindrica farà zero. Benissimo, e con questo, dopo 1 ora e 3 lezioni, direi che abbiamo finito.